Libro 2 dell'Eneide, riassunto e analisi. Enea narra la caduta di Troia. Dopo 10 anni d'assedio, gli Achei lasciano sulla spiaggia un gigantesco cavallo di legno, al cui interno sono nascosti uomini armati, e fanno finta di abbandonare Troia. Il mattino seguente i troiani festeggiano attorno al cavallo, ma Laocoonte, sacerdote di Apollo, ordina la distruzione del simulacro, sostenendo che è sicuramente un inganno. Il sacerdote non viene creduto. I troiani vengono persuasi dal falso prigioniero greco Sinone e dall'uccisione, da parte di 2 serpenti marini, di Laocoonte e dei suoi figli, e portano il cavallo in città. Durante la notte Sinone fa uscire i guerrieri dal cavallo e inizia la strage. Enea intanto vede in sogno l'ombra di Ettore, che lo invita ad abbandonare la città. L'eroe si sveglia e, prese le armi, insieme ad altri guerrieri combatte l'ultima battaglia. Assiste alla morte di Priamo, ucciso dal figlio di Achille. Appare Venere, che rivela all'eroe che gli dei sono scesi in campo contro Troia, dunque la città sarà distrutta. Invita allora il figlio a seguire il proprio destino e a mettere in salvo il padre Anchise, il figlio Ascanio e i penati. Enea riesce a portare in salvo Anchise ed Ascanio, ma non la moglie Creusa, la quale scompare durante la fuga. Enea torna indietro per cercarla, ma appare l'ombra della donna che lo convince a rassegnarsi al dolore e ad accettare il volere degli dei. Deve intraprendere un lungo viaggio per fondare una nuova patria in Italia.